oggi si va a Venezia, comincia così il nuovo blog Gita Venezia. Ovviamente dovremmo arrivare alle 11.25 e abbiamo ancora 124 km da fare, però dai, è quasi tutta dritta e stiamo viaggiando ai 76. Dondola un po' qua, però ci siamo. Parte! Non riuscivamo a trovare un posto dove, anzi non riuscivo a trovare un posto dove mangiare perché io ho già mangiato. E niente, alla fine c'è stato un signore che ci fa: dai, venitevi a sedere qua, venitevi a sedere qua. E niente, io ringrazio questo signore perché stavo grondando sotto il sole. Raga, io mi ricordavo che a Venezia il caffè costava 7 euro. Adesso costa 3 euro, cos'è sta cosa, eh? Dovete ritornare ai prezzi di prima.
ecco raga, diciamo una parte di Piazza San Marco comunque fatta a questi. Bellissimo, guardate che bello. Che meraviglia, raga. Raga, adesso, allora, prima all'andata ho guidato io, adesso faccio guidare lui, quindi secondo me invece che metterci 1:55 ce ne mettiamo 2:30, 3, senza, cioè meglio così, è meglio andare piano così. Comunque un piccolo aneddoto, stamattina faceva un caldo da spaccare le pietre, adesso comincia a tirar vento. E niente, vi registro qualche clip io a finestrino. Ciao! Allora raga, vi racconto un aneddoto. Praticamente in piazza, come si chiama? San Marco. Niente, è successo che mi era venuto fame. Quindi mi fermo in un bar, prendermi un caffè e la brioche, così, una brioche al cioccolato, l'avevo adocchiata, così mi faceva voglia. Allora, già il caffè costa 1,50 e dove abito io costa massimo 1,10, 1,20. E allora faccio con, mi fa il barista, ma dove ti vuoi, ma lo prendi qui oppure lo prendi fuori? Faccio, mi andrei a sedere, fa, no? Vai a sedere costa di più, va bene. Allora, ho detto, vabbè. Vado a sedermi sugli scalini e mi mangio la mia brioche e il mio caffè lì. Sugli scalini proprio ho letto che non ci si poteva sedere, quindi non mi ci sono seduta. È tempo di prendere in mano la brioche e andare a cercare degli altri scalini su cui potesse sedere, su cui potessi sedermi. E niente, praticamente è successo che un branco di piccioni mi sono venute ad attaccare per la brioche, praticamente. Per fortuna ne sono uscita illesa, però non mi sono mangiata la brioche, tutto qua. Mi sono bevuta il caffè prima che mi venissero a prendere anche il caffè. Tutta Venezia ha riso praticamente per questa cosa qui. Secondo me domani no, non sarò sul giornale per questa cosa, però cioè raga, è stata una scena epica. Io che prendo, perché me la stava tenendo il mio ragazzo, io che prendo la brioche, tutti i piccioni ad attaccarmi, vabbè. E niente raga, io adesso chiudo il vlog, ciao.